primi giorni di pesca, finalmente è cominciato marzo e si torna a pescare il bass, le temperature migliorano e questi sono i primi giorni sul lago. Parola d'ordine di questi giorni: battere tanta tanta acqua, e per farlo l'esca che utilizzeremo è lo swing jig. Come dicevo, questi sono i primi giorni in cui stiamo uscendo sul lago in barca. Dobbiamo riscoprire un po' il nostro lago, anche se appunto è il nostro lago di casa. Questo è Pusiano, il lago dove abbiamo il negozio, dove lavoro e dove vivo. Dopo la pausa invernale bisogna sempre un po' riscoprirlo. Sono cambiate delle cose, i livelli dell'acqua quest'anno sono molto alti, quindi il pesce potrebbe essersi posizionato in maniera differente. Insomma, dobbiamo cercare il pesce, e per farlo l'esca che ho scelto è lo swing jig, il jig pensato appunto per battere acqua. Sapete, il jig, ve lo dico sempre, è una delle mie esche preferite, anche perché è un'esca 4 stagioni, in barca con me in tutte le stagioni, tutto l'anno un jig non manca mai. E uno swim jig è un'esca che ci permette sì di battere acqua quasi come fosse uno spinner bite o una chatterbite, ma di non essere così invasivi e così rumorosi come queste altre esche. È un'esca tutto sommato molto silenziosa e molto discreta. Inoltre ci permette di approcciare in maniera differente diverse strutture. Possiamo pescare a gradino, possiamo pescare a cover, a canneto, possiamo pescare delle piante semi affondate come quelle che ci troviamo a pescare spesso qui a Pusiano, e possiamo farlo sempre senza variare la nostra esca, semplicemente facendo un nuovo lancio, lanciando in maniera diversa o recuperando più o meno lento. Possiamo scegliere di approcciare la pesca in maniera differente a seconda dello spot dove ci troviamo. Ad esempio, in questo caso siamo di fronte a una pianta che con le fronde, con i rami che arrivano quasi a toccare l'acqua, quindi possiamo addirittura skipparci sotto, entrare, lasciare la nostra esca che scende sul gradino. Qui abbiamo una profondità abbastanza alta, perché pensate che qua arriviamo già intorno agli 8 metri. Possiamo lasciare scendere la nostra esca e approcciare sperando magari di beccare una mangiata subito al nostro ingresso in acqua, oppure sul gradino, nella parte sotto. La comodità dello swing jig è questa, quella di permetterci di fare tanti tipi, di avere tanti tipi di approcci diversi a seconda dello spot, anche perché lo swim jig, grazie alle setole, scegliamo jig con un guard abbastanza spesso in questo caso, proprio perché dovremo poterci difendere dalla possibile incagli su rami, sassi, tutto quello che potremo incontrare, e non sapendo cosa ci troveremo ad affrontare, un guard abbastanza spesso ci aiuta a proteggerci dall'incaglio. Per l'occasione io ho scelto il Gun Jig di Guncraft, un jig molto interessante perché la forma della testa è quella di un classico casting jig, ma il peso è concentrato anche nella parte posteriore. La forma è tutta, il design della testa è pensato per non ingrandire troppo le dimensioni della nostra testa anche all'aumentare del peso, quindi possiamo usare anche pesi di dimensioni generose come in questo caso mezz'oncia senza avere delle teste esagerate. Alla bisogna possiamo anche, volendo, accorciare un po' il guard e lo skirt per adattarsi meglio a quello che è il nostro trailer. Come trailer io in questo momento ho scelto una shad, il Bariki Shad sempre di Guncraft, ma possiamo selezionare anche esche che non siano delle shad. Ad esempio un grab o un doppia coda potrebbero fare benissimo il loro lavoro. Scegliamo in questo caso trailer anche qui che creano buone vibrazioni, trailer anche abbastanza generosi come dimensioni. Questo è un 4 pollici 8 di shad, ma potremmo usare anche qualcosa di più grosso volendo, che creano però vibrazioni potenti. In questo caso il paddle dello shad crea un'unica grande vibrazione, e anche nel caso andassimo ad utilizzare un gambero, scegliamo gamberi con un gambero o un doppia coda, scegliamo gamberi con dei grab, con delle chele abbastanza voluminosi, che fanno una vibrazione molto voluminosa, che creano movimento d'acqua. La parola d'ordine
della pesca in inizio stagione, appunto in questo periodo, è quella di battere tanta acqua, quindi una pesca abbastanza veloce. Ci muoviamo a sponda, pretendiamo, in questo caso siamo in barca, ma anche in bellyboat dovremmo continuare a tenerci abbastanza in movimento e continuare a pinnare per battere quanta più acqua possibile. Vogliamo capire dove i pesci si sono posizionati, dove stazionano i pesci, su quale, se sono già arrivati sotto sponda, se sono già andati nelle zone di frega o sono ancora più fuori, in quelle che sono state le zone invernali della pesca. Dobbiamo capire dove sono i pesci, quindi dobbiamo battere velocemente tanta acqua. Barca o belly o da riva, sempre in movimento, proprio per battere più zone diverse nel minor tempo possibile. Facciamo anche spesso dei lanci un po' alla carlona, diciamo così. Non andiamo a cercare a battere precisamente ogni singolo spot. Al momento il nostro obiettivo non è quello di battere uno spot costantemente per trovare il pesce che potrebbe, il singolo pescetto che potrebbe nascondersi dentro al canneto. Dobbiamo battere tanta acqua per vedere magari un inseguimento, battere tanta acqua per vedere magari un pesce che si muove, che scappa, e capire dove si posizionano. Poi ci torneremo magari nei prossimi giorni o più tardi durante l'arco della giornata per cercare di prenderlo con più attenzione, magari con un'altra tipologia di esca o magari sempre a jig se abbiamo visto che comunque abbiamo smosso il suo interesse. In questo caso, se abbiamo una mangiata, solitamente è una mangiata di reazione, una mangiata aggressiva, spesso e volentieri una mangiata cattiva, la classica mangiata che potrebbe portarci via la canna di mano, e quindi dobbiamo avere un filo abbastanza robusto che ci permetta di ferrare e una canna potente che ci permetta di dare una ferrata strong. Spesso con queste mangiate non avremo neanche l'occasione di sentire la tocca, caricare il mulinello e piantargli la ferrata, caricare la ferrata come facciamo spesso a jig quando sentiamo le mangiatine. Qui dobbiamo reagire di reazione, appena la sentiamo via, dobbiamo ferrare subito, immediatamente, perché magari sono singole abboccate molto aggressive che il pesce ha tirato, smosso un po' dal volume della nostra esca e un po' magari dal fatto che questa esca gli sia passata vicino, invadendo il suo spazio vitale. Parlavamo di filo, possiamo usare due tipologie di approcci, il fluorocarbon o il trecciato. Io in questo caso sto usando fluorocarbon. Scegliamo diametri di dimensioni generose, minimo 16 libbre ma anche 18 o 20 libbre potrebbe non essere sbagliato, dipende un po' dalle zone che sapete potreste affrontare nel vostro lago. In questo caso io mi trovo ad affrontare spesso degli alberi sommersi, come nel caso qui davanti, e quindi devo essere pronto nel caso di una ferrata anche a dover estirpare il pesce, quindi mi serve un filo resistente. L'altro approccio potrebbe essere quello di un trecciato da 50 libbre. È l'ideale se ad esempio ci troviamo a pescare in zone con tanto canneto, zone con tanta vegetazione anche. Lì potrebbe essere molto comodo il trecciato, anche perché è molto più resistente, ci dà subito il contatto con l'esca ed è molto più sensibile, ci trasmette molto di più quello che succede al jig. La classica mangiata, anche spesso un po' cattiva del pesce, potrebbe saltare subito, potrebbe arrivarci subito il feedback alla mano e saremmo subito pronti con una mangiata. Io in questo momento ce li ho tutti e due montati in barca, proprio perché a seconda della zona dove ci sono posso scegliere una canna piuttosto che un'altra per questa tipologia di approccio. Se ci troviamo invece a pescare una zona più, diciamo, a gradino, quello che potremmo fare è lasciar scendere il nostro swim jig più in profondità, attendere e magari raschiare il fondo, fare come se fosse uno spinner bite che è da pescare a slow rolling, quindi molto lento, e magari prendere la mangiata di un pesce sul fondo. Questo potrebbe essere la chiave giusta magari in questa fase dell'anno in cui siamo ancora all'inizio, proprio siamo proprio all'inizio di marzo, i pesci potrebbero anzi quasi sicuramente non sono ancora saliti nelle zone che poi ospiteranno, saranno più quelle della frega, saranno ancora più in profondità, per cui pescare più a gradino,
più in queste situazioni sicuramente ci potrebbe aiutare. Come in questo caso, abbiamo un gradino subito lì nel sottoriva e poi una sponda che degrada lentamente. Per battere molto bene questo gradino, qui siamo sui 10 metri circa di profondità, ci muoviamo con la barca molto piano, quasi lentamente, e col nostro mulinello recuperiamo lentissimi. Anche se in questo momento io sto usando un mulinello con un recupero molto veloce, saremo noi con la nostra manovella ad andare lenti, proprio perché dobbiamo sentire il fondo, dobbiamo sentire ogni singola toccata e ogni singola cambio di movimento, ogni singola tocca che potrebbe ricevere la nostra esca. Noi dobbiamo percepirla, essere subito pronti per una ferrata decisa. Mulinelli, come vi dicevo, io in questo caso sto usando uno Zillion 10, quindi un recupero 10 molto molto veloce, anche perché in caso di mangiate aggressive, come dicevo, devo essere subito pronto a recuperare quella pancia del filo dovuta magari al vento oppure dovuta a una mia distrazione. Devo essere subito pronto a accorciare e afferrare, e quindi mulinelli comunque a recupero veloce almeno 7 e 8 sono secondo me le scelte migliori per questa tipologia di pesca. Da lasciare a casa i mulinelli a recupero 6, anche se dobbiamo fare appunto questa pesca un po' più lenta, saremo noi a decelerare. E poi niente, bisogna essere pronti con una canna potente, canne da 1,5 oz almeno, azioni fast. Io qua addirittura sto usando in realtà una canna ancora molto più potente, è una Dobbins da 5 oz, perché di solito è una canna che utilizzo per altro, utilizzo per il barichi montato a Texas, ma in questo caso la sto usando appunto montato a jig. È una canna molto potente e vado a compensare un po' l'azione tipica più morbida delle canne da swimbait con una, con della potenza in più, con delle grammatura, con della grammatura in più. È una croc, è una pecca, questa potrebbe essere una pecca, quella di non avere una canna del genere, perché l'altra canna che utilizzo invece per questa pesca è un 1,5 oz ed è la 735 di Dobbins, che avevo già presentato in un video ma che adesso ho montato banalmente a treccia. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto e vi possa aver aiutato, vi possa aiutare nel trovare la chiave per cercare qualche bel bass in questo prefrega. Sicuramente vi consiglio di provare a pescare la swim jig, e sicuramente il gun jig di Guncraft è una delle opzioni che io vi consiglio caldamente. È un jig veramente eccezionale che non può sicuramente mancare nell'arsenale di un pescatore a bass. Se avete dei dubbi o delle domande, scrivete nell'area dei commenti, e se questo video vi è piaciuto mettete un bel like e mi raccomando iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video. Noi ci vediamo prossimamente qui sul canale YouTube con un nuovo video. Voi magari intanto andate a provare a stanare qualche bel bassone di prefrega.